Rischio di una seconda ondata di infezioni, misure di sicurezza e distanziamento sociale che devono essere parte ancora del quotidiano e un primo vero bilancio della riapertura che potrà farsi soltanto a partire dal 20-25 maggio. Angelo Pan, primario del reparto malattie infettive dell'ospedale di Cremona, spiega la fase 2, la post-emergenza, quella che sarà fondamentale per non fare un passo indietro e tornare nel baratro dei mesi scorsi. Non credo che sia finita qui perché ogni settimana identifichiamo problematiche nuove. All'inizio ci siamo focalizzati ovviamente sulla gravissima insufficienza respiratoria che questa malattia può causare. E poi abbiamo visto problemi cutanei, poi abbiamo visto problemi intestinali, poi abbiamo visto le febbri persistenti. Insomma, ogni periodo, visto che la malattia è così nuova, porta con sé alcuni aspetti clinici da indagare meglio e quindi non sappiamo ancora esattamente dove andremo a parare. Con l'avvicinarsi comunque del caldo e della stagione estiva che arriverà, può essere in aiuto in questo senso? Le ipotesi che appunto sono dedotte da quello che succede nelle epidemie di influenza sono che ci possa essere una nuova grande ondata di casi quando ritorna la stagione fredda, questa è l'ipotesi 1. L'ipotesi 2 è che ci possono essere delle ondate successive, quindi questo possa rendere necessario aprire e chiudere il paese, e non solo il paese, no? Ovviamente tutti i paesi avranno poi più o meno lo stesso problema, aprire e chiudere il mondo, anche se non in maniera sincrona. E l'ipotesi 3 invece che ci possa essere un rumore di sottofondo, cioè che i casi arrivino costantemente, un po' alla volta, e questo sarebbe forse la soluzione migliore per la gestione. Più che di riapertura, quindi, si dovrebbe parlare di fase sperimentale, 2 o 3 settimane che serviranno come test per capire se davvero possiamo dirci fuori dall'emergenza. Se i tempi per la produzione di un vaccino sono stimabili fra i 6 e i 18 mesi, bisogna vedere che cosa succede. Io penso che verso la fine di maggio, 20-25 maggio, avremo le idee un po' più chiare su come questo virus si comporta dopo che la gente ha ripreso a fare una vita un po' più simile alla vita normale.